Don Cornelio Femia non c'è più, il parroco di tutti, la guida spirituale della città di Siderno, è deceduto ieri pomeriggio all'età di 79 anni in seguito ad un improvviso malore per il quale non c'è stato nulla da fare. Appena appresa la notizia, un gruppo di fedeli si è subito ritrovato in chiesa, incredulo e commosso, per recitare il rosario in suo ricordo. Don Cornelio Femia è stato ordinato sacerdote nel 1966, è stato parroco della Chiesa Maria Santissima di Porto Salvo per 23 anni, dal 13 ottobre 1996 ad oggi, ricoprendo vari incarichi durante la sua lunga carriera di prelato, tra cui quella di vicario del Vescovo, di direttore dell'ufficio scuola della diocesi Locri-Gerace e di canonico tesoriere. È stato parroco anche per ben 23 anni nella parrocchia San Nicola di Bari di Mammola. Ma oggi poco importa ricordare il suo curriculum a fronte del vuoto immenso che lascia, uomo molto amato e apprezzato, soprattutto per la sua grande umanità, per la gentilezza dei modi, per la parola di conforto che sempre aveva per tutti, tutte cose che lo hanno fatto entrare e rimanere nel cuore di quanti lo hanno conosciuto, anche solo per caso. Da questa mattina è già possibile rendergli omaggio nella camera ardente che sarà allestita nella parrocchia di Porto Salvo, dove alle ore 21 di questa sera si terrà una veglia di preghiera. I funerali saranno celebrati domani alle ore 15. Molto probabilmente nelle prossime ore la commissione straordinaria che amministra il comune di Siderno proclamerà anche il lutto cittadino. La redazione di Telemia, sinceramente commossa, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità di Siderno e lo ricorda riproponendo anche, come vedete dalle immagini, dei video delle sue ultime apparizioni pubbliche avvenute anche durante l'estate in occasione della festa di Maria Santissima di Porto Salvo. C'è bisogno sempre di crescere nella fede, c'è bisogno di purificarla la nostra fede. La religiosità può essere un aiuto, ma purché sia ispirata sempre ai valori più alti della parola di Dio. Anche la religiosità popolare deve saper scoprire ancora di più e sempre meglio quello che Dio ci dice. Grazie.